Ed eccoci qua, buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. No, non la cambierò la sigla, anche se me lo continuate a chiedere, perché in realtà ho visto che porta fortuna. Insomma, quando il periodo in cui abbiamo tenuto questa sigla è stato il periodo di recupero, quando l'avevamo tolta, mettendo Carlos Matos, dampava tutto. Quindi non esiste proprio che la tolgo finché continuiamo a vedere questo suo effetto bullish. Comunque, oggi ho addirittura una scusa per il mio ritardo perché ero con gli amici di Binance Italia che stavamo scegliendo il vincitore del contest. Non so se avete seguito la live di oggi a mezzogiorno, abbiamo chiacchierato un po' di analisi fondamentale e magari perché no potrebbe essere la prima di una lunga serie, speriamo. Io ovviamente me lo auguro, a me fa sempre piacere partecipare a queste iniziative molto divertenti e molto utili, e abbiamo scelto per l'appunto il vincitore di un po' di gadget di Binance, ma mi hanno detto di non spoilerare ancora nulla, quindi io non ve lo dico, state sul pezzo sul gruppo Telegram di Binance Italia perché tra poco verrà ovviamente rivelato. E poi che altro? Sono state tutte stradivertenti le storie che avete fatto, mi fate sempre piegare in due dal ridere, fantastico. E per chi non ha visto la diretta, verrà caricata la differita del video, penso tra poco, anche lì, cioè, se ne stanno occupando loro. Poi che altro ci dobbiamo dire? Niente di particolare. Allora, oggi sono abbastanza gasato perché insomma, è una giornata di rimbalzo, nonostante gli ultimi 2 giorni di dump, quindi non lo so, potremmo addirittura vedere quel famigerato reclaim di cui parlavamo nell'analisi di ieri. Oggi alla fine non sono stato a ripetere l'analisi perché le cose non cambiano. Allora, ieri e l'altro ieri sembrava essere abbastanza bearish la situazione, perché abbiamo visto, vedete, questo dump, abbiamo perso i 44.000 e io in maniera molto semplice ho detto, sotto i 44.000 sono tendente al bearish sul breve, recuperiamo i 44.000, la situazione cambia, è sempre lì il discorso. Addirittura potremmo avere un setup long se rimbalziamo in questo modo, mentre al contrario, se insomma più rimaniamo qua sotto, confermando quindi che questo è un top, e più c'è possibilità poi di andare a rigiocare un po' con i minimi. Stiamo un po' a vedere. Per adesso, insomma, sono curioso di vedere quale sarà l'esito di questo rimbalzo, perché se, ripeto, recupereremo quest'area, potrebbe essere anche questo un falso breakdown, una sorta di specchio, no, di questa stessa situazione. Quindi, ripeto, un setup long, anche perché incrociando il tutto con questo trend degli ultimi mesi, che è comunque tendenzialmente rialzista, ripeto, mi gasa, vediamo. Non è il momento adesso di correre in posizioni. Ve l'ho detto, insomma, lo sapete come la penso in questo periodo. Bisogna un attimino capire qual è la nuova struttura, dove vogliamo andare a parare. Questo lo andremo a esaminare meglio insieme a varie altcoin, perché oggi anche le altcoin sono veramente cariche, sono tutte quante verdi, sono tutte in recupero, alcune hanno fatto dei rimbalzi importanti senza nemmeno perdere la loro struttura rialzista, ad esempio Polkadot è molto molto bullish ultimamente, altre come Atom rimangono anche loro decisamente bullish, insomma c'è ancora da capire un attimo perché questo tra il dump degli ultimi giorni e comunque questa tendenza a rimanere viva da parte della domanda si potrebbe creare una fase accumulativa interessante poi per posizionarsi, però ripeto, lo vediamo alla fine perché i grafici ce li teniamo per la fine. Poi ho raccolto un paio di news, un paio di cose. La più importante riguarda ovviamente Gary Gensler, il chairman, il presidente della SEC, che ieri ha parlato riguardo le cripto, ha detto un po' la sua, ne parliamo, ne discutiamo un po', e poi un po' di novità e notizie, anche se in questi giorni non c'è nulla di particolarmente nuovo, rivoluzionario e importante da sottolineare, a parte ovviamente la notizia della SEC, e dintorni. Il topic delle regolamentazioni sarà un topic molto molto importante, secondo me, in questi ultimi mesi del 2021, nonché i primi mesi del 2022. C'è il discorso degli ETF in fase di approvazione, c'è questo, insomma, questa forte presenza da parte della SEC e di vari regolatori. Quindi credo che, ripeto,
detto, si vedrà magari una situazione un po' più chiara tra poco. Io ovviamente me lo auguro. Ne discutiamo a breve. Poi un po' di analisi on-chain, che oggi la dedichiamo a Ethereum. La facciamo un po' insieme, andiamo a vedere qualche parametro live, magari anche su vostra richiesta, se vi va. Se avete qualche particolare domanda riguardante l'analisi on-chain, mi raccomando, fatela, perché l'ho resa parte delle nostre live. E poi solita sessione Q&A dove voi chiedete, io provo a rispondere, a patto che non mi chiediate di un'altcoin nata ieri, perché in tal caso sapete già che cascate male, io non vi so assolutamente rispondere. Allora, prima cosa, ho fatto i compiti a casa tra un delirio e l'altro, perché dopo il lancio della nostra formazione one to one ci avete invaso veramente di richieste, la cosa mi piace tantissimo, e anche se non me ne occupo io in prima persona, o meglio, chi fa esplicita richiesta magari si può valutare, ma tendenzialmente tendo a non occuparmene io, comunque cerco di tenere la situazione sotto controllo per assicurarmi che tutto vada per il meglio, e sta accadendo proprio questo, sono contentissimo di questa cosa, e quindi diciamo il mio tempo è stato decisamente ridotto, però ho fatto i compiti a casa, ho studiato un po' di, sono guardato un paio di cose adesso su Elrond, che sto iniziando a preparare un video, visto che me lo state chiedendo in tantissimi dopo Algorand. Ho iniziato a studiare un po' bene anche Phantom da un punto di vista più approfondito, sempre a scopo di video, e mi sono studiato meglio Huobi, perché ieri ve l'ho presentato un po' e alcuni di voi mi hanno scritto in privato, ringrazio Alberto in particolare che mi ha contattato, mi ha dato qualche dritta, e ho scoperto alcune cose che avevo magari sorvolato. Allora, Huobi era un exchange che vi ho presentato nell'ultima live in maniera molto superficiale, ve l'ho soltanto fatto vedere, è un exchange completo di fatto, c'è tutto quello che ci può essere, quindi spot, margin, derivati, futures, sia CoinM sia USDM, un po' come Binance Futures, per capirci, ci sono anche le opzioni, c'è qualsiasi cosa, perpetua le a scadenza per fare anche cash and carry, c'è la possibilità di fare staking, di earn, di mettere a rendita per l'appunto le proprie cripto, e alcune cose che appunto non avevo ben inquadrato. Allora, innanzitutto, dentro a Huobi Earn, che è il portale un po' di rendita, no, di Huobi, come, cioè per fare depositi di coin, metterle a rendita in vari modi, ok? Ho notato che ci sono queste featured che sono a tempo limitato, e ci sono degli APY stellari, però ripeto, a tempo limitato. Ad esempio, oggi c'è quello di TrueUSD, e in sostanza c'è un APY del 100%, però dura 14 giorni, quindi non è che si ottiene il 100%, però in questi 14 giorni c'è una rendita che vi sfido a trovare da qualche altra parte. E spesso ci sono cose interessanti, ad esempio c'era su Sol, c'è stato su Axie, ce ne sono veramente un sacco, vedete, ne saltano fuori tanti o quasi ogni giorno, tra l'altro, e sono, vale la pena conoscerli, quindi questo, non ho trovato altrove un qualcosa di paragonabile con APY così alti. Ah, Huobi tra l'altro è un exchange assolutamente valido, se qualcuno si chiedesse se è esotico, strano o cose del genere, è l'exchange più grande credo in Asia, nella regione asiatica, e ha la sua succursale in Giappone, ha una succursale, mi pare in Corea se non erro, e adesso ultimamente sta puntando molto anche al mercato europeo, tant'è che un'altra cosa che ho scoperto e mi è piaciuta molto è che c'è una promozione per gli utenti europei con le fee spot, che forse vi avevo detto sono dello 0,2%, in realtà sono dello 0,1%, sono dimezzate, e poi ci sono degli sconti, quindi se si pagano con gli Huobi token, che tra l'altro è interessante, faremo magari un'analisi anche di quello, sapete che sono fan degli exchange token, si possono ridurre ulteriormente alla Binance, per capirci, e udite, dove mi viene da ridere perché sono il re degli scillatori, a volte me lo dico da solo, sono riuscito a grattare fuori un referral link che vi dà un ulteriore sconto del 20% sulle fees. Io adesso ve lo condivido poi su YouTube, perché qui non sono stato a prepararmelo, però con questo si riducono veramente le fee spot a un livello bassissimo, le fee futures sono già bassissime di loro perché partono da 0,02 per i maker, per i limit order, e 0,04 per i taker, quindi veramente molto meglio di Binance addirittura, e lo sto considerando perché è un exchange con alti volumi, zero spread, andate pure a vedere voi tutti i mercati, cioè
per un'operatività speculativa mi sembra veramente veramente valido, e c'è dentro un po' di tutto. Poi l'ultima cosa che ho scoperto, sempre grazie a Alberto che mi ha dato tutti questi insight, mi ha aiutato un po' a scoprirlo, perché è immenso sto exchange, veramente gigante, c'è da starci ore, sono questi prime pool, che in sostanza è un po' una specie di launch pool di Binance. Scusate se faccio sempre il paragone con Binance, ma sono sicuro che mi capite meglio, e in sostanza si depositano coin per ottenerne altre, è una sorta di farm, e spesso con lo Huobi token. Quindi ripeto, mi sta iniziando ad allettare un po', adesso me lo studio bene, mi sono segnato comunque nei miei compitini qui sul mio bellissimo taccuino da boomer tutte le cose da approfondire di più, un po' alla volta ci arriviamo. Tutti mi avete chiesto del trading bot che vi ho presentato l'ultima volta, perché qua c'è, non mi ricordo neanche dove, trading bot, eccolo qua, che è un grid bot tipo Bitsgap per capirci, totalmente automatico, e è una figata, sembra una gran figata, e lo devo ancora approfondire, datemi un po' di tempo, ve ne prego, abbiate pietà di me, questo periodo è infuocato, totalmente infuocato. Io nel frattempo vi faccio questo piccolo regalino, vi lascio il referral link in descrizione su YouTube, non ancora, quindi andate a vedere poi la differita su YouTube, perché qui su Twitch non ce l'ho ancora a portata di mano, avrete il 20% di sconto sulle fee per sempre, e questo appunto è il mio primo piccolo regalino per scusarmi della turboscillata. Basta, recupereremo questo topic nel tempo, nel frattempo chiudiamo un attimo a parentesi, qualche notizia curiosa e interessante. Robinhood, l'app trading retail per eccellenza dei nostri amici Wall Street Bets che la amano alla follia, sta testando l'implementazione di un crypto wallet. Il trading di cripto c'era già su Robinhood, perché non è un'app retail come si deve se non c'è il trading di cripto. No, scherzi a parte, ci sono alcune cripto, tant'è che aveva fatto volumi pazzeschi, no? Quando c'era la FOMO a inizio anno, il bull market folle, dove tutti i retail si erano tuffati di testa, e adesso no, la cosa interessante è che vuole lanciare un wallet. Comunque Robinhood è un'app molto utilizzata, è un'app molto popolare, soprattutto negli Stati Uniti, e di conseguenza l'implementazione di un crypto wallet è una notizia alla pari di PayPal, per capirci. Almeno io la vedo così. E il fatto che si potrà depositare o inviare cripto, quindi come fosse un wallet, non solo un trading di cose sintetiche che cripto non sono, è un bel passo avanti per il mercato in generale. Poi, cos'altro abbiamo? ETF, ok, questo lo teniamo per dopo, insieme al discorso delle regolamentazioni, una piccola chicca diretta da che io terrò d'occhio veramente, veramente da vicino. Mars Protocol è uno dei protocolli che personalmente attendo di più su Terra, sulla blockchain Terra. È la piattaforma di lending, allora c'è già una piccola preview, aspettate che ve la mostro anche. Allora, vediamo dov'è il link, forse non c'è, mannaggia, ma eccolo qua, scusate, abbiate pazienza, eccoci. Beh, non si vede assolutamente niente se non to the moon, qualcosa, to Mars in questo caso, pensavo si vedesse qualcosa in più, niente, chiudo questa pagina. No, la cosa interessante è che questo sarà un protocollo, è molto atteso perché è un protocollo di lending su Terra, che non comprende solo, come voi direte, c'è già Anchor, cosa ci serve Mars? Anchor è un pilastro di Terra, chiaramente, è quello che ti permette da asset esterni come Luna ed Ether in questo momento di andare a prendere in prestito UST, quindi collaterale esterno per borrow di UST oppure il lending di UST. È un money market incentrato comunque su UST e i cosiddetti bonded asset. Questo è differente perché si potrà collateralizzare qualsiasi cosa esistente su Terra, sto parlando degli M-asset, gli asset di Mirror. Quindi pensate che figata sarebbe poter utilizzare, non lo so, vi faccio questo esempio, no? Io voglio detenere, andiamo, guardate su Mirror, che è la piattaforma, per chi non lo sapesse, per chi non ha mai visto il mio video su Terra, aspettate che esco dalla testnet e vado sulla mainnet, perché altrimenti
non si vede nulla. Mirror è una piattaforma di asset sintetici tokenizzati, asset reali anche, come possono essere azioni, ETF, commodity e altre cose. Se io vado su Trade, vedete, c'è tutto l'elenco degli M-asset attualmente esistenti. Supponiamo quindi che io voglio detenere l'azione Apple, ok? Benissimo, compro l'azione Apple in UST, M Apple, e sono esposto all'andamento del prezzo di Apple, esattamente come se avessi l'azione. Adesso cosa ci posso fare? Niente, cioè la compro, la holdo e sono esposto all'azione. Chi arriva dalla finanza tradizionale dice, beh, cos'altro vuoi fare? Ma noi fanatici della DeFi cosa gli rispondiamo? Lo voglio collateralizzare per prendere in prestito stablecoin da mettere a rendita per ottenere altro collaterale e follie del genere. No, scherzi a parte, si potrà fare esattamente questo. Quindi si potrà essere esposti a un M-asset, che può essere Apple come QQQ, come c'è anche SP, o non c'è, SP500 e così via, e caspita, utilizzarlo come collaterale, ma è una figata secondo me, collaterale per prendere in prestito altri UST da mettere a rendita su Anchor, e il ciclo continua, no? E quindi è per quello che è molto atteso. Tuttavia, ne avevamo già parlato nel video su Terra al tempo, no? Quando vi ho presentato l'ecosistema Terra. Adesso vi volevo solo dire che hanno annunciato che faranno un lock drop. Cosa vuol dire? Vuol dire che si depositeranno UST all'interno dello smart contract di Mars quando sarà disponibile. Non è ancora stata neanche annunciata la data, quindi occhio agli scam, non so se ci sono scam, ma nel caso occhio. Si potrà scegliere di andare, ci saranno innanzitutto 14 giorni di tempo per partecipare al lock drop, quindi verrà annunciata la data. Da T-14 a T si potrà depositare UST. Per quanto tempo lo scelgo io? Si può scegliere di vincolarli tra 1 e 52 settimane con tutti lì in mezzo, no? Tutto lo spettro. Ovviamente più tempo si tiene il vincolo e più token si riceve in questo lock drop. Perché, non so se ve l'ho detto, l'ho dato per scontato, si riceve in cambio il token Mars. Il token Mars inizia a essere distribuito da subito e c'è appunto un moltiplicatore, quindi più tempo si tengono alloccati gli UST e più token Mars si vengono a ricevere. Ecco, nei primi 12 giorni si potrà anche cambiare idea e dire oh no, sbagliato, ritiro gli UST, gli ultimi due giorni basta. E quindi ve lo volevo soltanto dire, qua c'è anche la formula che vi spiega esattamente come funziona e io lo seguirò con molto 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 interesse, perché credo che ci riserverà qualche qualche soddisfazione. Poi ecco, questione ETF, questione regolamentazioni. Ieri Gensler ha parlato, come vi dicevo, al Washington Post, ha parlato un po' ai media mainstream americani sulla situazione cripto. Allora, ve la riassumo in breve. Le cose importanti che sono state dette sono, innanzitutto, che parto da quelle più positive, che Bitcoin è uno store of value. Ha detto queste esatte parole. Lui è sempre stato pro Bitcoin, comunque, anche in passato. Non è un pirla lui, comunque. È un burocrate, fa il suo lavoro e purtroppo il suo lavoro implica certe cose. Però non è un pirla, ripeto, quindi è sempre stato anche pro cripto, pro Bitcoin, e lo ha definito uno store of value, quindi ha capito, no, il suo ruolo molto importante, e praticamente è l'unica cripto che non ha definito una security, perché poi ha detto che i token sono praticamente tutti security, che le piattaforme di lending custodial sono security. Custodial cosa vuol dire? Centralizzate, quindi le varie CeFi, e di conseguenza io mi aspetto che adesso in America, perché la SEC poi ha potere in America, ok? Ci sarà una discussione in questi termini, sono curioso di vedere come andrà a finire, però il messaggio che è emerso è che i business di crypto lending devono dialogare con la SEC per capire come erogare il loro servizio all'interno del territorio americano. Ok, quindi questo è un po' un punto importante, perché poi porrà le basi
Cioè, una volta che regolamenti quello in America, comunque, poi gli altri magari imiteranno gli altri stati, poni delle basi solide per poter erogare quella tipologia di servizio. Quindi è molto interessante. E poi si è espresso contro, cioè contro, si è espresso in maniera un po' pesante sulle stablecoin, dicendo che al momento sono un po' come le fish del poker. In che senso? Nel senso che sono un po' una zona grigia, no? Non si, cioè, è una forma di liquidità non regolata, che non si sa bene cosa c'è dietro, come funzionano, e quindi ha detto ci vuole più regolamentazione. Anche quelle sono secure, tutto security per lui. Ovviamente, ripeto, è un burocrate, fa il suo lavoro e sta cercando, no, di estendere quello che può essere il suo controllo a quanti più asset possibile. Sicuramente poi immagino dovrà scendere a compromessi, perché capirà anche lui che non sarà possibile esercitare potere e controllo su tutto il reame cripto, in particolare sulla DeFi. Cioè, dal dire, tra il dire bisogna regolamentare e poi il farlo in maniera sensata ci passa veramente un abisso. Quindi non lo so, vedremo un po' cosa, come andrà avanti questa discussione. Sicuramente le piattaforme di lending custodial sono aziende, sono entità di fatto magari anche incorporate negli USA, quindi saranno i primi a dover dialogare di fatto e portare a una conclusione con la SEC. Sono curioso dell'esito. L'altra cosa che ormai tutti la danno per scontata apparentemente è che a breve arriveranno i primi ETF. Oggi si è registrata anche Invesco, sono uno dei principali erogatori di ETF su altri prodotti anche finanziari. E al di là di Invesco, guardate quanti ce ne sono ormai in attesa di approval, no? Perché c'è sempre stato un posticipo da parte della SEC, mi ha sempre detto aspettate, non siamo ancora pronti, e di solito ci sono 75 giorni di tempo per dire sì o no. Hanno detto posticipiamo la scadenza, posticipiamo ancora e così via. La prima ondata di ETF negli anni scorsi era stata totalmente rifiutata perché il mercato non era ancora sufficientemente maturo, era eccessivamente volatile, manipolato e quant'altro, ma adesso molti fondi, anche Fidelity, anche tra i maggiori, stanno facendo tanta pressione alla SEC, e la SEC quindi immagino che sarà obbligata prima o dopo a dire qualcosa, no? A dire sì oppure no. La maggioranza dei grossi player è convinta che questa volta dirà sì, e che potrebbe già dire sì stando alle prime scadenze a fine ottobre. E quindi, cioè, caspita, se ciò accadesse, se arrivassero i primi ETF su Bitcoin, aspettate, devo bere un attimino per non scaldarmi, è l'equivalente, no, della doccia gelida, ma cioè sarebbe una cosa tremendamente bullish, perché spalancherebbe le porte veramente a qualsiasi investitore. E poi ricordiamo, sono physically backed, quindi detengono di fatto Bitcoin come collaterale, è una pressione d'acquisto. Sarebbe un bullish case enorme, enorme. Infatti io parlavo con amici in questo periodo che sono dentro anche loro al mercato, e il tweet di stamattina l'ho scritto ispirato proprio a queste conversazioni, no? Ci dicevamo, ma cioè, come si fa a vendere adesso? Ok, se si è speculatori è un conto, ma se si guarda a lungo periodo, cioè come si fa a vendere adesso che siamo in una fase di ritracciamento, di correzione, e con buona probabilità entro un mese o a fine anno arriveranno gli ETF, che sarebbe una notizia tremendamente bullish. Cioè, con che cuore si vende Bitcoin? E questa era un po' la domanda provocatoria, no, che ho fatto anche oggi su Twitter. Vediamo un po', anche lì sarà veramente uno dei topic più importanti dell'anno, se verrà di fatto poi approvato. E questo direi che è quanto. Poi diamo un'occhiatina di analisi on chain a Ethereum, dai. Volevo fare in particolare l'analisi delle HODL waves, che molti di voi mi hanno chiesto, vi sono piaciute, ho visto, perché adesso vi faccio vedere di che cosa sto parlando. Vediamo dove siamo, secondo me qua, ma forse per Ethereum non ci sono, mannaggia. Per Ethereum però in compenso ci sono delle statistiche interessanti che dicevano, vabbè, queste sono quelle geografiche, average time token held 1,6 anni, vabbè, ma è una media grossolana. Io volevo vedere forse qua,
che fa un po' vedere la percentuale di detentori. Vedete, ecco, la cosa curiosa è che il volume retail è la stragrande maggioranza per Ethereum. Guardate, qua è spiegato cosa si intende, cioè whale è chi possiede più dell'1% della supply. Poi quello blu, una via di mezzo tra lo 0,1 e l'1, e il retail meno dello 0,1. E questa è un po' la concentrazione, no, degli ether circolanti tra i vari detentori. E i retail, in maniera strana, non me l'aspettavo, però sono la maggioranza. E in particolare, se noi guardiamo gli holder invece rispetto ai detentori di breve e medio termine, sono in crescita. In particolare, guardate, gli holder da più di un anno sono sempre in crescita, un trend crescente che va avanti da un bel po', e al momento si parla di 37 milioni di address. Poi quelli invece di medio termine, bene o male, sono sempre altalenanti, ma comunque come si può dire, presenti, cioè un po' crescono, decrescono, ma sono sempre comunque una parte importante, perché si parla di 15 milioni di address. Sì, sono la metà degli holder di lungo termine, ma comunque rispetto a quelli, agli speculatori di breve, che sono pochi milioni di address, sono comunque predominanti, quindi molto interessante questa cosa. I flussi sugli exchange non danno particolari segnali in questo periodo. Ci avevo guardato ieri, e a meno che non ci siano novità, non ripeto, non dovrebbero esserci segnali particolarmente allarmanti o interessanti. Vediamolo insieme. Allora, io di solito guardo il net flow, ecco, questo lo avevamo guardato l'altra volta, l'altro giorno, che era un po' da record, no, per Ethereum. Avevamo visto in dollari 1,25 miliardi fuoriusciti. Ecco, in questi giorni quasi un miliardo sono entrati. In realtà c'è questa novità fresca di pochi giorni fa, che si vede che è stata graficata soltanto oggi. Dunque, 800 milioni di dollari il 20 di settembre. Vediamo se è successo qualcosa proprio quel giorno. È stato il giorno del dump. È stato il giorno del dump, però c'è da capire qual è la causa e qual è l'effetto, perché è probabile che magari c'è stato il dump, allora molti hanno spostato sull'exchange pronti a vendere, quindi non è detto che ci sia un rapporto causa-effetto del tipo molti hanno spostato e quindi dump, ma potrebbe essere anche il contrario. Bisognerebbe vedere il timing esatto da un punto di vista orario. Non so se qualcuno di voi ha questo dato, potrebbe essere interessante. E poi un'altra statistica che mi piace guardare ogni tanto è vedere se ci sono molti volumi, ecco, vedete questo qui, in out of the money around price, che vuol dire nell'intorno del prezzo attuale, in quanti in sostanza hanno comprato più in alto o più in basso, perché insomma fa un po' capire la distribuzione degli ordini che sono stati fatti. Guardate, ad esempio, tra i 3.380 e i 3.480 sono stati acquistati 10 milioni di Ether, che non è poco, e quindi è di fatto stato un po' una distribuzione, no? Perché se qualcuno ha acquistato, qualcun altro ha venduto. I cerchi grossi sono un po' supporti o resistenze, detto in maniera molto molto terra terra. E questo invece è su un intervallo più ampio, ecco, uno spettro più ampio. E niente, sono tutte cose curiose che io ci starei ore a guardare, però poi va a finire che non parliamo più di altro. Quindi adesso che Ethereum sta bello rimbalzando, lasciamolo fare, anche se non benissimo anche per lui. Ethereum dollaro ha riperso il supporto, e anche, cioè, la trend line, anche il supporto statico. Però adesso tocca a voi, basta, ho parlato troppo, adesso è il vostro turno. Eccoci, grafico sullo sfondo pronto, e via, parola a voi. Vediamo un attimo cosa avete da chiedere di bello. Su Terra si possono comprare buoni Amazon. Ho visto che c'è un'applicazione che permette di usare UST per comprare appunto dei voucher. Non ho approfondito più di tanto. Cosa ne pensi di OneInch? Allora, la piattaforma è interessante, molto interessante, perché è un aggregatore di DEX
C'è da dire che poi con l'avvento del nuovo Uniswap, dei DEX di nuova generazione, diventa un po' meno utile, ecco, perché comunque sono già tutti molto molto efficienti. Non sono un super fan quindi di One Inch, diciamo. Era interessante all'inizio, il concetto ottimo, il token tra l'altro, non conosco bene le tokenomics, dovrei approfondirlo un po' di più, però non lo so, è un qualcosa di costruito on top al resto, aveva qualcosa di suo, perché anche i pool di liquidità suoi, con il suo modello di fee e quant'altro, però adesso c'è comunque Uniswap che la versione 3 ha un po' monopolizzato il mercato dei DEX. Cosa potrebbe succedere a CRO una volta che uscirà Kronos? Allora, io penso che sarebbe sicuramente un bullish, cioè un catalizzatore bullish, no? Perché immagino che gli cercheranno di dare quanta più utilità possibile. Spero che non inondino troppo il mercato di CRO, visto che comunque ci sarà una bella campagna di incentivi, sicuramente. Però sai, si porta domanda di CRO sulla chain, perché chi vuole utilizzare la Kronos Chain dovrà pagare il gas in CRO, presumo, e quindi sai, è un po' un discorso come Ethereum, Avalanche, tutti gli altri Layer 1 che comunque vedono una domanda per il loro token direttamente proporzionale agli use case che la chain ha, perché poi è un consumabile, no, quel token. Quindi ripeto, se ci saranno DEX con alti volumi, money market, che cose che esistono perché già le hanno presentate, quindi io mi immagino una DeFi molto florida sulla Kronos Chain, ci sarà una gran bella domanda sicuramente per il token CRO. Sono veramente curioso, curiosissimo. Luke, secondo te chi vincerà quest'anno il Grande Fratello VIP? Non ne ho la più pallida idea, non so manco chi c'è dentro, sinceramente. Poi. Analisi grafico, Cardano e Luna, volentieri. Allora, partiamo da Ada. Allora, guarda, bene ma non benissimo. Allora, vediamo il settimanale. Anche il settimanale stessa cosa. Allora, c'era questo supporto, questo qua, questo qua, nella zona 5000 satoshi e dintorni, insomma, per capirci, che ha ostacolato, ha fatto rimbalzare per un paio di volte i tentati attacchi. Però il problema è che adesso, negli ultimi giorni, è stato bucato un po' come burro, quindi non c'è più, no? Non è più tanto un supporto. Adesso apparentemente stiamo ritornando a recuperare terreno da quelle parti, però è altrettanto vero che abbiamo un top molto forte, che è questo qua a 6000, top molto molto forte, e apparentemente un costrutto di top per il momento solido, concreto. Adesso vediamo come chiudiamo oggi, perché se oggi chiudiamo rientrando qui non è ancora un costrutto di top, però poi c'è da vedere dove andiamo a fare l'high, perché al momento mi sembra un po' spento il suo mercato. Certo è che se andiamo poi a fare l'high da queste parti rimaniamo in range e abbiamo una situazione che rimane bullish. Se andiamo a fare un lower high e poi ritorniamo giù, allora le cose cambiano. Quindi in caso di lower high cioè ci tolgo un po' gli occhi, mentre in caso di equal high potremmo andare a cercare poi un long in caso di nuovo di ritorno alla zona di range low. Però per il momento forse c'è di meglio, è una situazione molto molto incerta. Mentre Luna, che hai chiesto come seconda coin, l'andiamo a vedere subito. Tra l'altro Columbus 5 quanto manca? Meno di 10 giorni all'incirca. E anche qua però non benissimo, ti dico una sincera verità, abbiamo questo costrutto di top a punta molto forte, abbiamo perso questo supporto, e a meno che non lo recuperiamo, vale lo stesso discorso di Ada, no? Se lo recuperiamo, andiamo ad attaccare i massimi, recuperiamo un po' di trazione, ma se rimaniamo qui sotto siamo comunque sotto al costrutto di top. Se ritorniamo qua sopra ma non andiamo ad attaccare i massimi, c'è da vedere dove facciamo l'high. Quindi c'è questa punta, questa situazione di punta che mette incertezza e mi fa passare la voglia di cercare il long speculativo. Io quando vedo queste punte molto forti di solito tendo ad aspettare un po' di tempo per vedere che si riassesti la struttura su livelli più chiari. Poi procediamo. Allora,
cosa abbiamo di bello qua? Avevi parlato di Saber, ottima piattaforma, ottimi APY, ma il token SBR a cosa serve? Perché è dumpato da paura. Allora, non ho neanche più guardato come sono messi gli APY di Saber, perché in questo periodo in realtà mi sono spostato di più sulla mia terra, bello tranquillo. Phantom Wallet per adesso ti chiudo, infatti, che mi salta fuori il pop-up che mi fa da reminder. Gli APY sono un po' calati proprio perché il token SBR si è asciugato, si è impoverito parecchio. Ma la ragione è questa: ne parliamo spesso, no? di questo fatto. Vediamo se abbiamo anche un bel grafico di SBR. Allora, SBR, così lo andiamo a vedere. Tac. Ok, eccoci. Allora, sostanzialmente il problema grosso di SBR, come di tutti i token della sua famiglia, è che è farmabile. Io una cosa che faccio sempre, che vi ho sempre condiviso, è farm and dump, quindi io non holdo mai token farmabili. Per il semplice motivo che, essendo un token farmabile, viene distribuito a tutti coloro che vanno a dare liquidità ai pool e viene distribuito con un tasso molto veloce, cioè con molta velocità. Di conseguenza c'è una pressione in vendita pressoché costante, poi gli aggregatori come possono essere Sunny, ad esempio, o Solfarm o altri, automaticamente dumpano a mercato questi token che vengono farmati, quindi è tutta pressione in vendita molto molto forte. Non è limitato a Saber, tutti, anche il token Sunny stesso, ma anche su altre piattaforme, Lipsis, anche Curve da un certo punto di vista, anche se ci sono gli incentivi a lockare il token, già lì le cose potrebbero cambiare, ma il token Bunny, il token di Autofa, cioè tutti quei token lì che vengono farmati a cannone, come si suol dire, io non lo so, non li ho mai apprezzati più di tanto. Ufficialmente lo scopo dovrebbe essere governance token, non so se c'è anche una redistribuzione dell'utile di qualche tipo, ma a prescindere da ciò, il fatto che è così tanto farmabile per me lo rende meno appetibile. Abbiamo parlato proprio oggi con gli amici appunto di Binance Italia di analisi fondamentale, e uno degli step principali dell'analisi fondamentale è proprio l'analisi delle tokenomics di una coin. Il fatto che c'è dietro un progetto valido non vuol dire che il token ha valore. Attenzione, questo è un errore molto comune ma molto grave, perché come nel caso di alcuni token farmabili, la piattaforma è una bomba, e cioè io sono il primo ad utilizzarla, ma detenere un token che viene continuamente farmato e che viene continuamente venduto non è il massimo, ecco, per quanto, cioè è la mia opinione questa, però quei token che hanno un modello economico molto orientato all'offerta, alla diluizione da farming e soprattutto alla vendita automatica da parte delle piattaforme di autocompounding, per me, ecco, è un po' così. Poi procediamo. Che ne pensi delle aste parachain su Kusama? Non ne hai parlato ancora, Videozzo? Ce l'ho scritto nei compiti a casa, di guardarmi bene anche Kusama e Polkadot. Voglio approfondire per bene. Poi, cosa succederà alle CeFi con la SEC? Guarda, la peggiore cosa che possa succedere è che gli dicono negli Stati Uniti non offrite più il servizio. E altrimenti si metteranno d'accordo e troveranno il modo di continuare a lavorare insieme. Però la peggiore delle cose, la SEC si parla di Stati Uniti, non ha dominio su tutto il mondo, come succede a molte piattaforme, molti exchange, gli diranno, cioè metteranno il loro disclaimer, no US users, e basta. Poi, tu Ethereum con che coin la farmeresti? Per evitare in permanent loss, mi pare che la più correlata sia BNB. Io per il momento sono in farming in leva perché non amo splittare il capitale, ma vorrei tornare a dormire la notte. Allora, guarda, io ti dico la verità: Ethereum, per me, intendi metterlo a rendita, presumo. Il modo migliore, per quanto mi riguarda ora come ora, è utilizzarlo come collaterale su Anchor. Ovvero, vi mostro anche cosa intendo, da Anchor. Vedete che si può andare a mettere come collaterale BET, Bonded Ether. Avevamo fatto un video, se non erro, riguardo a questo. Sì, mi pare proprio di sì. Ma detto in maniera semplice, se voi andate su anchor.lido.fi, potete
potete trasformare direttamente Ethereum in BET. Tac, con un po' di gas fee, un po' tante gas fee purtroppo. Questo è Ethereum, quindi è meglio forse aspettare un attimino che la chain è meno congestionata. Però da Ethereum a BET, BET collaterale su Anchor, si prendono in prestito UST con un APR al momento del 18%, gli UST li si mette su Earn con l'APY del 19,5. Questo è un po' il giro che io farei con Ethereum. Attenzione, l'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è il... non bisogna farsi liquidare, ok? Quindi se dumpa Ethereum magari il nostro collaterale scende di valore, quindi attenzione a tenere comunque un tasso di collateralizzazione sufficientemente alto, altrimenti c'è questo rischio. Però questo per me è il miglior modo al momento di mettere a rendita Ethereum. Poi, allora, le parachain di DOT secondo te arriveranno entro fine anno? Bella domanda, ma sarà un bel catalizzatore anche quello quando arriveranno su DOT. Allora, qualche info in generale sulle parachain DOT. Guarda, facciamo un bel video magari di follow up, perché al momento devo finire i compiti, devo finire di studiare. Un'analisi di DOT, sì dai, quella sì. Quella la possiamo fare, visto che vi ho fatto un piccolo teaser poco fa. Allora, facciamo sia .BTC che .USD, dai, che così è più completa. .BTC, guardate com'era andata. In passato eravamo arrivati a quest'area, vi ricordate, questo range, dopo il breakout dall'area precedente. Cioè questa è un po' la prima zona, prima fase di vita di DOT. Seconda fase di vita era qua sopra. Poi purtroppo durante questa seconda fase c'è stata questa punta, quelle punte che io tanto odio, no? I falsi, cioè i breakout. Questo tra l'altro è stato molto cattivo, no? Come cosa, perché c'è stato il breakout con follow up, quindi cioè immaginatevi di essere qui e di cancellare tutto quello che è accaduto dopo. Cioè io sarei stato molto bullish, avrei cercato il long, e guardate che mossa da canaglia che ha fatto il mercato, perché ha dumpato, ha perso tutto e poi ha innescato un downtrend. Questo è stato insomma un gigantesco falso breakout, molto molto da canaglia questa cosa. E una punta così forte destabilizza il mercato, come vi raccontavo un po' prima, e di fatto poi ha fatto sì che abbiamo perso anche questo range, eravamo ritornati qui, lo abbiamo perso, ritestato in maniera bearish e abbiamo fatto poi un bottom qua giù da cui poi siamo ripartiti, abbiamo fatto questo costrutto di bottom, un reclaim e retest, pam, da manuale, e al momento stiamo attaccando, ci stiamo accozzando con la nostra resistenza 7600, che è questa solita resistenza. Vediamo il settimanale se ci è di aiuto, ci è di aiuto a definire la resistenza, che guardate un po' questa qua, pam, pam, pam. Resistenza che, guardate, siamo andati a grattare un po' la liquidità qua sopra e poi c'è stata una respinta che però, guardate, ha portato comunque un higher low, e questa è la cosa che mi piaceva, che ho detto è rimasto bullish per questa ragione, perché abbiamo fatto un bel higher low qua sotto, quindi oggi abbiamo rimbalzato, adesso dobbiamo vedere come ci comportiamo con gli high. Se andiamo di nuovo ad attaccare qui, bene, e poi se vediamo anche un higher low ancora meglio, ma il setup tipico, no, da manuale sarebbe, in caso di break, tac, andare sul retest, e questo sarebbe un possibile entry su DOT. Altrimenti un altro possibile entry sarebbe in caso di lower low addirittura, contro qualsiasi tipo di, come la si può definire, di operatività, di setup che verrebbe invece da fare, potrebbe esserci invece l'entry sul range low, un entry un po' rischioso, anticipatore, che punta allo scenario di lateralità, che è un altro scenario comunque tutto sommato probabile, perché ricordiamoci che appunto andiamo verso le aste delle parachain, andiamo verso situazioni più bullish per DOT, quindi ci può stare andare a cercare il long anche dove non è esattamente da long. Questa è sempre la mia visione, sapete che non so mai consigli finanziari, poi ognuno ragiona con la sua testa, io condivido sempre la mia visione, ciò che penso io sui vari andamenti.
Domanda: perché su Binance non vedo più la possibilità di fare bonifico SEPA in euro? Cosa hanno cambiato? Come si fa per farsi un bonifico di deposito? Allora, purtroppo al momento i bonifici sono fermi e si sta aspettando una soluzione alternativa che a detta di Binance comunque arriverà, ci stanno lavorando, non è una cosa definitiva, quindi è questione di tempo. Poi, dunque, dai, Saber ormai non è sto granché, ha messo il sole al 3%. Saber era valido quando SBR era in uptrend, perché il reward te lo dai in SBR e di conseguenza è assolutamente dipendente da ciò. Su Solfarm come siamo messi? Andiamo a vedere. Perché Solfarm ultimamente era un po' la mia scelta di piattaforma di farming su Solana. Vediamo i Vault, questi si appoggiano esattamente a Saber, eh? Abbiamo, cosa abbiamo di bello? Vediamo, MSOL scarso, poi gli altri di Solana, c'era PSOL, dov'è? Vediamo se c'è anche qua, no, non c'è più. Peccato, sono tutti, ce ne sono alcuni finiti, no, su Sol c'è solo questo, mi sa. Sì, non BTC Run BTC 15% non è male, dai, tutto sommato. Su Serum ci interessa poco, Pi USDC poco interessante, stablecoin alla fine meglio Anchor, USDK USDC 30% è l'unica forse, DAI USDC anche questa non è male sul 30%, perché ricordiamoci che sulle stable altrimenti abbiamo ancora il 20%, non vale la pena diventare pazzi. Per Sol, dunque, PRT Sol 4%, ST Sol 5%, ecco c'è questo, PSOL PRT Sol 9%, dove PSOL è quello di Pi e PRT Sol anche lui è quello di, cioè quello di Parrot, e anche PRT Sol è quello di Parrot ma messo in staking, quindi sono due modi per ottenere questi sintetici di staking di Sol, cioè significa PRT Sol in sostanza, che scusate è questo, PRT Sol è Sol messo in staking su Parrot, non so se avete visto come funziona esattamente, ne avevamo parlato un po' di live fa, ma se su Parrot, oh mamma mia, ok, se su Parrot voi andate su stake potete mettere in staking i Sol e ricevere PRT Sol in cambio, che tra l'altro è un token che aumenta di valore nel tempo, quindi quel pool che vedevamo, oltre al suo APY, ha anche la reward di PRT Sol. Vabbè, non vi voglio complicare troppo l'esistenza. Allora, ecco qua, vedo che qualcuno ne parla. Ecco, ciao Luca, ho Sol in stake su Parrot. Come posso farmare il collaterale PRT Sol? Sto farmando come un contadino maremmano. No, in realtà PRT Sol aumenta di valore nel tempo, non te lo droppano, aumenta di valore nel tempo. Luke, consigli su quale crema per il viso usare? Guarda, non vi ho ancora shillato qualche cremina, ma adesso inizierò a fare qualche sponsorizzazione anche con loro, giusto per fare il peggiore dei peggiori, no? Però vi posso shillare la cremina di Binance, è molto bella, molto valida e soprattutto il contorno occhi funziona molto bene. Quello sì. E c'è anche il mio referral link, ovviamente, che vi lascio in descrizione. Allora. Ho visto che per diventare validatore di Solana i requisiti sono molto bassi. Davvero? Dove l'hai visto? Io potrei già farlo con la mia connessione e il mio PC, giusto comprando qualche centinaio di euro di RAM in più. Mi chiedevo a questo punto perché su un mercato che vale 60 miliardi vi siano solo 1000 validatori. Si guadagna poco? Allora, in realtà, che io sappia, non è che sia proprio semplice. Avevo cercato how to become... Solana Validator Requirement, ecco, c'è nella mia cronologia, eccolo qua. Allora, questi sono i requisiti hardware: CPU 12 core o più, non male, 2,8 GHz, eccetera, eccetera, 128 GB di RAM o più, perché altrimenti, cioè, chi aveva 128 GB di RAM era quello crashato l'ultima volta. Poi disco, vabbè, ci vuole veramente una quantità industriale di disco, perché la blockchain è molto grande, e soprattutto la bandwidth deve essere molto molto veloce, mi pare un gigabit almeno, se non ho letto male, l'avevo letto da qualche parte,
Fatemi vedere un po', lei è un terabyte, bene, non vedo le... Ah, networking, vediamo. Networking, almeno 300 megabit, ecco, un gigabit preferito. Quindi diciamo che non è proprio da tutti, no? Riuscire ad avere un validator di Solana, tant'è che molti sono su cloud, no? Su data center, e questa è un po' la polemica per chi dice che sono centralizzati perché dipendono dai data center. Non so come fai ad avere una macchina del genere con una connettività del genere da casa, perché sì, anch'io ho la fibra, dovrebbe essere un gigabit, ma poi quando andiamo a fare lo speed test vediamo che è decisamente, decisamente, decisamente più lenta. Non so se è la VPN che me la rallenta, ma non dovrebbe. Adesso vediamo, manco si connette ogni tanto, comunque. Questo per dire che non è proprio da tutti avere un nodo validatore di Solana. Poi procediamo pure con le altre domandozze. Allora, ma è un PC da meno di 5.000 euro? Sì, per l'hardware sì, il problema è forse la bandwidth, secondo me. È quello un po' il discorso. Algorand come è messo graficamente? Andiamo a darci un occhio, andiamo a darci un'occhiatina. Algo BTC, tac. Ma guarda, non male a dir la verità. Non so se avete letto ieri su come funziona la tokenomics di Algo, nel video che ho fatto, andatevelo a vedere se non l'avete visto. E comunque no, bene perché sta rimbalzando su un supporto qua 3900 sat e con questo stornino così, tac tac, dipenderà un po' dai capricci di Bitcoin, vediamo, però questo era un possibile rimbalzo, vediamo se lo diventerà. E poi ha una resistenza forte a 5100 e quella dopo a 6400. Però fa venire poca voglia di speculare, proprio per come è strutturata la tokenomics di Algo. Volevo sapere un tuo parere su Mine, su Pylon Protocol. Sono uno di quelli che lo farma, quindi io sono assolutamente gasato per Pylon in generale e per lo stesso, come si chiama? Lo stesso token, ecco. E l'ho farmato un po' come fosse un farm. Mi sono ripromesso di tenerlo per un po' e poi damparlo, però, a dire il vero, non fa parte del mio portafoglio investimenti. Poi, bene, benissimo, benissimo. Il nostro VeChain Holder ci ha detto un'altra chicca che però me la sono persa. VeChain Holder, ragazzi, è un insight che dà delle chicche molto molto interessanti. Infatti mi sto studiando anche HBAR, mi sono messo negli appunti da farci il video. Allora, dove punteresti qualcosa tra Dash, Litecoin e Zcash? Nessuno dei tre, se devo essere proprio sincero. Nessuno dei tre, perché non lo so, non ci vedo un grande futuro. Ecco, Litecoin è abbastanza inutile, Dash anche lui non ci trovo un'utilità. Zcash, sì, privacy coin, ma metà, cioè no, non credo, non mi interessa, non mi ispirano neanche un po'. Allora, un progetto che vale la pena approfondire ora, eccolo il nostro VeChain Holder, è semi sconosciuto, è Kira Network. Valuta i fondamentali e facci sapere. Kira Network, eccolo qua. Ok, con che cosa ha a che fare? Che percentuale del tuo capitale hai su Anchor? Guarda, volevo rifare un update sui miei investimenti dove vi mostro anche queste cose, perché un po' qualcosa è cambiato, sai, cambia sempre in funzione ai migliori farm. Kira Network. Vediamo. Kira. È quello di... Interessante. Bene, bene, bene. Lo andiamo a vedere. Ha a che fare con Polkadot, cross-chain, c'è cioè tutto quello che ci deve essere. Beh, interessante. Ci darò un occhio, ci darò un occhio. Mi ispira, mi ispira. Adesso andiamo a vedere un po' di grafici perché è l'ora, è giunta l'ora. Tac. Allora. In realtà abbiamo già detto quasi tutto quello che c'era da dire, perché Bitcoin, come vi dicevo, detto in maniera super riassuntiva, ha un po' formalizzato il lower high di fatto, e adesso dobbiamo vedere dove farà il low.
perché ha chiuso questa struttura e l'ha persa, quindi l'high è fatto. Se il low dovesse essere questo, magari potrebbe avere un andamento di questo tipo, una specie di bull flag, e poi andare ad accumulare per ripartire in seguito. Se invece adesso qua viene rifiutato, quindi c'è un bearish retest, andiamo giù e andiamo a vedere se il low lo fa in questa zona, che non sarebbe proprio il massimo. Certo è che è comunque un costrutto ancora da fare, no? È quello che dicevamo anche le scorse volte. È presto per capire, perché potrebbe fare poi anche il low uguale qua, potrebbe farlo più alto, potrebbe a questo punto farlo più alto oppure farlo qua, queste sono le due scelte, oppure più basso, non c'è molto altro da scegliere perché l'high è stato di fatto definito e in base a dove si posizionerà poi cambierà la struttura. Immaginatevi già che differenza ci può essere tra un low che si trova ad esempio qui e poi ritorniamo su, potrebbe essere accumulativa, oppure un low che si trova qui e vedete che questo diventa un triangolo di questo tipo, oppure una specie di teste spalle, no, una cosa del genere, non benissimo, o peggio ancora un low che si trova più in basso, che allora diventa una cosa del genere. Capite come quanta differenza c'è, no? Al momento il grafico suggerisce che ci sono più esiti possibili tendenti al ribasso, perché uno è questo e uno è questo, rispetto a quelli tendenti al rialzo, che sono il higher low a questo punto, ok? Quindi 2 contro 1 per dire, e quindi è un po' presto per trarre qualsiasi decisione, cioè aprire dei long alla cieca potrebbe essere un po' pericoloso, lato speculativo parlo, perché lato investimento sul lungo termine siamo tutti d'accordo che l'approccio è completamente diverso. Lato speculativo, andare a cercare il long ora potrebbe essere un po' un pericolo, perché se veniamo rifiutati qui sarebbe non benissimo. L'unico caso bullish, no, in cui ci potrebbe stare cercare il long, come vi accennavo, è il rientro qua. Allora ci può stare il long sul retest di questa zona verso il range high, e se poi procediamo a rialzo meglio ancora, perché è una prosecuzione di trend e potremmo recuperare, cioè se facciamo un equal high, quindi un attacco ai massimi locali, sarebbe sicuramente uno scenario molto molto positivo. Eventualmente se facciamo un attacco ai massimi locali, anche un long a un retest di questo tipo, tac, potrebbe essere sicuramente un valido setup. Però per il momento non è il caso di affrettare, secondo me, perché c'è ancora da capire dove vogliamo andare a parare come scenario. Se andiamo a vedere la market cap totale, che dovrebbe, eccola, essere un po' più chiara, vedete che anche qui abbiamo una sorta di costrutto di top rotto a ribasso e adesso lo stiamo andando di nuovo a testare, quindi anche qui è chiaro questo dubbio, no? Questo interrogativo che c'è. Ritorniamo dentro alla zona di top oppure facciamo un bearish retest e andiamo verso nuovi minimi? Questo è un po' il punto interrogativo da capire. Qualcuno potrebbe dire, bene, io sono super rischioso e avvezzo al rischio, aprirei già lo short sul retest di questa zona, o meglio su Bitcoin, nonché su Ethereum, perché anche lì c'è il possibile setup, shortare questo. Non lo so, io sinceramente a me non è un'operatività che ispira, perché ripeto, potremmo essere anche vicini al nuovo low, però potrebbe esistere, cioè lo capisco, no? Questo è un supporto molto forte che è stato perso, adesso stiamo provando a ritestarlo e ci sta lo short sul retest teoricamente, soprattutto visto il fatto che siamo in regime di lower high sul macro. E quindi questo potrebbe avere senso. Dipende da che parte lo si guarda e come si vuole impostare un'operatività. Potrebbe essere anche un setup da short di copertura questo, eh? Andarlo ad aprire qui, coprirsi se si è spot. Io ce l'ho già aperto il mio short di copertura, ma se si è spot per il momento e basta, questo volendo, visto che abbiamo fatto il costrutto di top, lower high, breakdown, possibile retest, è un possibile entry per lo short di copertura con la possibilità di chiuderlo, ad esempio, se torniamo a gravitare da queste parti. Quello è meno speculativo, è più di ampio respiro. Mentre per quanto riguarda le alt, come vi ho detto, ce ne sono alcune molto molto cariche, tipo Atom, tipo DOT, tipo cos'altro abbiamo? ETH BTC, vediamo com'è.
Non è male neanche lui, perché guardate, sono comunque sempre higher low e higher high per il momento, quindi non male. La entry area è stata di nuovo scomodata e vediamo se farà da punto di rimbalzo. Se recuperiamo 0.0.72 potrebbe essere un'ulteriore conferma, quindi una possibilità di altro long con stop molto semplice. Quindi anche lì dipende da come reagiamo nei prossimi giorni, però la possibilità di long qua ce l'abbiamo. Sulle altre coin, allora Phantom, vedete tutte quelle in hype, vedo che sono quelle che hanno rimbalzato di più, ma comunque sono ancora in fase correttiva, quindi è un po' presto per andare a fare corse, no? Cos'altro abbiamo? Serum, volevo vedere gli altri layer 1, Matic come è messo? Non benissimo Matic, eh? Non mi entusiasma da impazzire, cioè se fuoriuscisse da questo range magari se ne potrebbe parlare, ma per ora no. Kusama come si è messi? Kusama anche lui sta facendo questo canalino ascendente ma un po' fiacco, non mi fa impazzire, soprattutto visto questo top fortissimo. Poi cosa? Solana a proposito? Ah, Solana, vedete, ha pescato qua proprio due volte e adesso vediamo se facesse una W qua, una sorta di W con rottura a rialzo, potrebbe andare di nuovo a scomodare i massimi e quindi a tirarci fuori un setupino long. Amici, allora, ho parlato fin troppo, Cake, andiamo a vedere anche Cake e Avalanche, dai. Visto che me l'avete chiesto, allora Avalanche, vabbè, on fire, nuovi massimi di nuovo, niente da dire, è veramente infuocato Avalanche, ha fatto un retest qua, pam, da manuale, ed è ripartito, non è neanche dumpato in pratica. Mentre l'altra che mi avete chiesto, qual è che era, scusate, perché mi son fionato su Avalanche, Cake, anche lei la vorrei vedere uscire da qua. Al momento ci potrebbe stare il long qui sotto, quindi quando ci arriverà, sotto i 3.630, se dobbiamo tenere questo range, questo è un buon entry secondo me, interessante da un punto di vista di rischio rendimento, altrimenti da un punto di vista di trend se ritorniamo a rompere questa zona di range. Amici, stavolta vi saluto sul serio, la dominance, hai ragione, manca sempre qualcosa, mannaggia, dominance zero novità. Ha cercato di rimbalzare un attimino, vedete qua dal doppio minimo che ha fatto, però rimbalzo per ora poco vivace, e se adesso ritorniamo qui e facciamo nuovi minimi, ecco, è questo che definirà un eventuale nuovo ciclo rialzista, se facciamo nuovi minimi. Amici, vi faccio un carissimo saluto, la Total Cap l'abbiamo già vista, stavolta non mi freghi. Noi ci rivediamo questo venerdì alle 18.30 come sempre. Io vi ringrazio di nuovo per avermi seguito, grazie a tutti coloro che si abbonano con Amazon Prime, potete farlo gratuitamente collegando il vostro account Twitch e per me è una piccola donazione, vi ringrazio di cuore, vi faccio di nuovo un caro saluto, ci vediamo venerdì, alla prossima.